forse una delle differenze tra il Sud America e l'Africa è costituita dal fatto che in Africa esiste soltanto in generale un capitale di Stato oppure un capitale che arriva dall'estero, mentre esiste un capitale privato che con i suoi limiti e con le sue contraddizioni in Sud America gestisce le società da molti e molti anni. Forse questa può anche essere una differenza nell'approccio. Io volevo cominciare a parlare di storie di italiani, come per rifare un po' il verso al mio caro amico professor Scoglio, di come una volta gli italiani partivano, io ne sono la testimonianza e soprattutto sono i miei genitori testimoni di quello che accadeva tanti anni fa. Si partiva in nave per cercare una speranza, per cercare una possibilità di lavoro, per dare un futuro ai figli. Gli italiani che partivano allora avevano pochi soldi e molti sogni. Gli italiani che partono oggi, purtroppo, sono italiani che partono con i voli charter, con molti soldi, pochi sogni, e andare al mercato del sesso in Brasile, a sfruttare bambini e bambine. C'è un dramma che è quello dei meninos de rua, dei bambini di strada brasiliani, che non hanno né soldi né sogni. E questo è come gli italiani cambiano attraverso gli anni e le possibilità che vengono offerte. L'Africa è stato e ancora adesso depredata, terra di saccheggio, ma il Brasile non è cambiato. Se pensate che soltanto nel 1991 sono partiti dal Brasile per andare a giocare in ogni anfratto del mondo 333 giocatori. E di recente addirittura in Polonia, in una squadra di calcio, è stato trovato addirittura un campo di concentramento per giovani giocatori brasiliani. Poco mangiare, farli soltanto giocare, cercare di venderli da parte di procuratori senza scrupoli. Il Sud America rappresenta per me tantissimo da un punto di vista della letteratura, da un punto di vista del calcio. Quando io penso a un calcio che riesce ancora a farmi divertire, il calcio brasiliano, perché non c'è altro, perché è vero che in Africa ci sono le situazioni che ha trovato il professor Scoglio, ma se voi andate in qualsiasi spiaggia, strada brasiliana, basta un pallone e rimane incantato. Immaginate che nel 1982, quando Bruno Conti, campione del mondo, andò in Brasile, a Rio, si mise a giocare a Copacabana con i ragazzi che non l'avevano riconosciuto, a un certo punto i ragazzi gli hanno detto: ti dispiace metterti in porta che sei il più scarso? E questo era Bruno Conti, campione del mondo. Le storie del Sud America sono storie divertenti, amare. Io uno dei personaggi, vedo lì un libro di uno che è stato mio maestro, Osvaldo Soriano, ha raccontato forse le storie più belle di calcio, con dei personaggi che sembrano impossibili ma sono veri. E se ci pensate, poi ne parleremo, anche la storia del Genoa e del professor Scoglio sembra un po' uscita da un racconto di Osvaldo Soriano, anche perché si parla di torti in faccia e Soriano ha raccontato di Stanlio e Ollio. Ovviamente la torta in faccia è stata tirata al presidente del Genoa. I club brasiliani non sono ricchi e diventano ricchi però un po' come succede in Africa se arrivano a capitali stranieri. Io sono tifoso del Palmeiras. Il Palmeiras ha avuto il momento suo migliore quando è stato sponsorizzato dalla Parmalat. Adesso è sponsorizzato dalla Pirelli, quindi per un po' siamo sicuri che vinceremo, compreremo buoni giocatori, eccetera. Devo dire che il Brasile è stata anche forse la nazione che ha dato vita all'unica utopia calcistica possibile. Purtroppo per la squadra che odio di più, che è il Corinthians, però ahimè l'hanno fatta loro per prima. Ed è stato il tentativo di una squadra comunista, che la democrazia corintiana. Come doveva funzionare la democrazia corintiana? Il leader era Socrates, che tutti ricorderete ha giocato in Italia nella Fiorentina. Decidevano i giocatori la formazione, non la decideva l'allenatore, non la decidevano i dirigenti. Come è finita? È finita male, perché dopo poche partite, le prime sconfitte, hanno ripreso in mano i dirigenti, eccetera. Questo è il Sud America e il Brasile. Osvaldo Soriano, che abbiamo citato prima, nasce calciatore.
forse uno dei più grandi scrittori sudamericani. Giocava centravanti del confluenza di Cipolletti. Cipolletti è una città della Patagonia che è stata fondata da un ingegnere italiano. Lui giocava centravanti anche se voleva imitare Omar Sivori, aveva una certa simpatia per le River Plate e aveva anche buona scrittura. Ad un certo punto decide negli anni 60 di andare a Buenos Aires, si presenta nei salotti dell'intelligenza bonaerense e dice: io ho scritto un libro. Lui fa: ma tu cosa facevi prima? Fanno gli intellettuali. Ma io giocavo al calcio. Allora non puoi aver scritto un libro. Questo libro era Triste, solitario e finale, che è uno dei capolavori della letteratura sudamericana.